Chef Chilometri Zero continua nel 2014, siamo alla settima edizione, ma questa è la prima del 2014 ed ora entriamo in cucina per scoprire cosa succede. Settima edizione Chef Chilometri. Buonasera! Buonasera! Anche se è la prima del 2014, comunque è la settima di Chef Chilometri Zero, vero Davide? Esattamente, siamo qua 2014, terzo anno consecutivo, appunto a riproporci con quella che è la sfida fra chef. Quattro tipi di frigo? Quattro diverse interpretazioni del frigo. Appunto non è proprio il frigo trasformato in quattro ricette, come magari normalmente si usa fare, diviso tra quello che è il frigo croccante, quello di patate, quello solo di formaggio, ma in verità è utilizzare queste quattro ricette a sua volta per costruire altrettante ricette. Buon frigo a tutti, tra poco anche adesso vedremo tutto quello che sta circondando questo grandissimo evento culinario. Buonasera innanzitutto, il piatto l'ho chiamato la rivoluzione nel frigo perché sono delle patate cotte a secco al forno per quasi un'ora a 110 gradi. E vengono fatte correre prima per 4-5 ore in acqua fredda, così buttano un po' di lamido, e non diventano nere e rimangono molto più morbide. E le ho fatte a mo' di pasticcio con una caciotta messa a mollo nella vinaccia, quindi quel sapore leggermente acido che sentavate era il formaggio. Sopra ci ho abbinato una crema di patate frullata con del frigo friabile e ho fatto un piccolo abbinamento con un gelato alla cipolla, cipolla rossa di Tropea, che viene fatta caramellare prima in padella con del zucchero e del burro e poi viene bagnata con l'aceto. 2014, Danelon, ci sei ancora con i tuoi super piatti, questo qui è un super frico? È una rivoluzione nel frico, praticamente sono delle patate, perché sono delle patate cotte al forno a secco a 120 gradi per quasi un'ora, poi vengono fatte a strati tipo un pasticcio con della caciotta invecchiata sotto la vinaccia, poi viene fatta una salsa con delle patate rosse e del frigo friabile emulsionato tutto insieme, un gelato alla cipolla rossa, sale nero delle Hawaii e germogli. Te lo facciamo vedere da vicino. Hai il suo perché. Lo hai assaggiato? Sì. Com'è? Per me è eccezionale. Lo assaggiamo anche noi, eh? Il piatto era improntato sul frico, inteso come una crema abbinato alla, diciamo, la rosa di Gorizia, non con le cicciole, le solite cicciole di maiale lì, bensì col formaggio. Allora abbiamo fatto il frico classico con la cipolla, le patate e il formaggio, invece di essere solido, cremoso, e abbiamo fatto la rosa messa abbinata con il condimento classico delle cicciole col guanciale, con la pancetta, solo che abbiamo utilizzato solo la parte grassa senza mettere la pancetta pure lì, e alla fine invece abbiamo utilizzato il frigo friabile al posto della carne, e questa è stata la combinazione del piatto. Chef Maurizio Fantuzzi, allora ha illustrato il piatto, cosa simboleggia, ma ci spieghi come lo prepari invece, che è la cosa più importante che vorrebbero scoprire tutti quanti. Allora, il piatto è preparato, diciamo, nel metodo tradizionale di fare il frico classico con la cipolla, le patate e il formaggio, solo che invece di farlo nella preparazione solida, diciamo, abbastanza non proprio liscia, l'abbiamo fatto a mo' di crema, per abbinarlo alla rosa di Gorizia fatta con le cicciole. Lo facciamo vedere? Tac. Però in questo caso abbiamo sostituito le cicciole del maiale con del frico friabile. Abbiamo unito i due, il frico morbido, cremoso, e il frico friabile con la rosa di Gorizia. La rosa di Gorizia l'abbiamo condita con il classico condimento che si fa il radicchio col poker lì, solo col grasso e dell'aceto di mele. Tempi di preparazione? I tempi sono molto brevi, perché il tempo più che altro la preparazione, la modatura delle verdure, il lavaggio e del radicchio, che bisogna fare attenzione che essendo molto chiuso può racchiudere dentro, trattenere la terra. Dopo tipo mezz'oretta il piatto è fattibile. Bisogna fare attenzione che
il frico friabile deve essere cotto giusto, perché sennò se troppo poco resta gommoso, se troppo cotto resta prendere un po' di amarognolo. Allora trovare il punto di cottura del frico friabile che renda la friabilità e l'insieme, l'unione dei gusti. Ed ecco qua il terzo chef, Luca Davide, dello ristorante Alto Gradimento al settimo piano dell'Hotel Fontari. Specialità pesce, e stasera appunto reinterpreta quello che è il frico nella sua ricetta. Sì, questa sera abbiamo fatto il frico, abbiamo preso i nostri tre ingredienti principali del frico, che sono le patate, il formaggio e la cipolla e la pancetta, c'è chi la mette e chi non la mette. Rifare il frico è un azzardo, il frico è il frico, intendiamoci. E noi ci stiamo giocando su questa competizione, su questi avvenimenti, e io ho preso appunto i tre ingredienti del frico e ho fatto tre polpettine che vengono tutte e tre impanate con tre ingredienti diversi, che è la patata disidratata, il pane e la farina di polenta. Vengono composte queste polpettine servite con un goulash di manzo, con il guanciale di manzo e della polenta. Il tutto non è il sapore del frico, sono gli ingredienti, ma noi ci stiamo giocando su questa cosa. Ci sei? Direttamente da Grado, ma il frico a Grado si mangia? Allora, a Grado il frico, vi dico la verità, non si fa mai, tranne il primo sabato di ottobre, che io da buon friulano l'ho riportato giù in laguna e facciamo la festa del frico. Lo accompagniamo con il salame con l'aceto, il radicchio con le cicciole, trippe, pasta e fagioli. Un giorno su 365 grado lo trovate, altrimenti diciamo che è bandito. È bandito il frico è un bandito. Ma come hai preparato questo piatto? No, questo piatto è un gioco, non è un frico reale. Abbiamo preso i tre ingredienti del frico, le patate, la cipolla e il formaggio. Il formaggio è un enemondo di 3 mesi. Ho fatto 3 polpettine impanate, una col pane, una con la patata disidratata e l'altra con la farina di polenta, e accompagnato con un goulash di manzo e della polenta. È un super frico praticamente, possiamo farlo vedere da vicino? Diciamo che, detta ai giorni d'oggi, che fa molto figo, se si può dire, è un frico, una polpetta di frico scomposta. Fa molto frico allora. Fa molto frico. Daniele Cortiula, sicuramente lo conoscerete per le varie trasmissioni televisive in cui ha partecipato, è lo chef executive delle Viole di Gradisca di Sonto, ed è qua che ha portato lo stra frico. Sì, lo stra frico, allora... Diciamo, il nome è uscito da un doppio senso che volevo dare, no? Comunque, semplicemente un frico a strati, voleva dire, no? Non pensate male, no? E quindi gli elementi base del frico, che sono le patate, la cipolla e i formaggi, e quindi fatto degli strati di frico. Nel primo strato c'era il formaggio stravecchio, nel secondo un formaggio mezzano e sopra un formaggio fresco passato nella farina di polenta. Le patate sono state cotte a vapore, tagliate a fette grosse e scottate sulla griglia per dargli diciamo, per ritornare un attimino alla crosta che fa proprio il frico, no? E la crema che era vicino era una crema di cipolle rosse per dare un po' di colore anche al piatto, perché essendo tutti elementi diciamo neutri bisognava dare un po' di colore al piatto, e cipolle, quindi cipolle rosse, patate e del formaggio, è stata fatta questa crema. La foglia di polenta è semplicemente la polenta fatta con pochissimo sale, perché poi è stata comunque molto morbida, essiccata in forno e dopo, per renderla diciamo soffiata, è stata anche fritta, no? Quindi ha 3 passaggi, però diciamo rimane molto leggera nonostante tutte queste cotture. Il dolce di questa sera è un amaretto di saronno ricoperto con 3 strati. Il primo strato era una crema di latte con una leggera aggiunta di ricotta, poi c'era una crema chantilly e una crema al cioccolato, abbinata con dei frutti di bosco, un po' di lamponi e una fogliolina di menta per dare un po' di freschezza. Quello che avete mangiato era un croccante di patachou, quindi l'impasto diciamo del bignè con cioccolato. Marco, mentre prepari, cosa stai combinando? Illuminaci. Il dolce della serata, un amaretto ricoperto dalla crema di panna alla crema di cioccolato. Ma il frico non l'hai messo sto giro qua? No, una fettina piccola di polenta e basta.
la preparazione globale, spiegaci dall'inizio alla fine come si fa. Allora, praticamente c'è un amaretto dove viene ricoperto il primo giro da uno strato di crema montata di panna con un po' di ricotta, e poi c'è il cioccolato bianco e cioccolato cacao nero. E poi i frutti. E frutti di bosco. La pozione magica cosa c'è? Questo, questa cosina qua? Esatto. Lo dico o non lo dico? Lo dica, vabbè, lo dica. È una cosa che tutti sapete cos'è, è la ganache. La ganache, è che famosissima ganache. La ganache, tutti la conoscono. Dai, ormai, semplicemente, è un cioccolato fondente con della panna, viene sciolto a bagnomaria e viene questa salsa al cioccolato che si rappende poi nel piatto. E scommetto che molti, vedendo rosso, pensavano che fosse la salsina invece, ma invece non è la salsina, la ganache. Inside c'è la ganache. La ganache. Adesso vedere come si fa, se volete. Vai a vedere la ganache. Ma tu hai fatto i geometri? Ho fatto la scuola alta, terzo piano. Parlaci un po' di te, insomma, della tua azienda, dei vini che stasera hai deciso di abbinare, il Friulano, il Re Fosco, per concludere la vostra bolla. Sì, ah, ecco, con Elena abbiamo parlato che vini portare e abbiamo scelto per tre vitigni autoctoni, il Friulano, tipico proprio della zona, il Re Fosco, e poi abbiamo la ribolla però bollicine. Penso sia andato bene l'abbinamento, il specie Re Fosco è arrivato abbinato, con il frico che aveva il goulash, esatto. Sì. Poi giudicherete voi se erano buoni i piatti. Abbiamo sentito che sono tutti buoni, il vino poi giudicherete anche i vini. Io mi espongo per tutti voi, ecco, sono tutti vincitori di questa bellissima serata, e soprattutto voi il pubblico che siete venuti qua per noi per provare quello che loro hanno proposto. Allora, i vincitori dell'ottava edizione di Chef Chilometro Zero ad exequo sono Maurizio Fantuzzi. E Daniele Corchiula! Appunto, il tema del fricco in occasione, appunto, in collaborazione con l'Accademia del Fricco, che ci ha richiesto appunto di proporre un chef chilometro zero legato a questo che è il fricco. E adesso appunto al presidente diamo... Scusate, io sono il presidente là... Senta, allora... Al vicepresidente diamo la parola, che ci dà... Però un semplice compito era quello di dare un presente al vincitore. Allora, visto il risultato, abbiamo pensato di darlo alla padrona di casa. Assolutamente. Io, come tutte le donne, sono molto curiosa. Devo rubare la parola al presidente, come vicepresidente poi cividalese. Sono veramente contento di questa serata e molto felice di che, diciamo, l'Antico Leon d'Oro ha voluto ospitarci in questa serata. E poi i piatti sono stati veramente di livello, abbiamo visto questa interpretazione del frico in modo, direi, trasversale, perché in questo modo non l'abbiamo mai, diciamo, vissuto, e quindi veramente bravi a tutti gli chef e complimenti per la serata. Due parole velocissime sull'ottima degustazione della serata di questi piatti fantastici. Grande interpretazione del nostro piatto tipico regionale, la contaminazione non offende la tradizione, per cui tutti e quattro piatti ai massimi livelli. Io non dico quello per cui ho votato, ma anche perché sono veramente i massimi livelli. Difficile scegliere quale potesse essere il migliore. Quasi impossibile. Io devo dire
dire solo una cosa, che qui abbiamo in questo tavolo due che vengono dal Venezuela e uno dall'Inghilterra, che sono rimasti sbalorditi nel vedere come qui in Friuli si può lavorare il formaggio, il frico, cosa che penso che nei vostri paesi non sia successo. E siamo veramente, anche noi che siamo qui in Friuli, raramente abbiamo mangiato un frico simile, una cosa sbalorditiva che non si mangia in tutto il mondo, che abbiamo girato dappertutto, non abbiamo mai trovato dei piatti preparati in questa maniera. E lei direttamente dal Venezuela cosa ci dice del frico? Dico che è uno dei miei piatti preferiti, e non solo per me, anche per quelli che conosco. E a parte il frico, sono contento anche per tutto l'ambiente e anche la vostra accoglienza, che siete stati veramente eccellenti. Grazie. Grazie a voi, gentilissimi. Un giudizio sul piatto? Sul piatto migliore? Dobbiamo rispettare tutti, perché tutti hanno lavorato con il loro impegno e non possiamo mai dire migliore. Migliore è quello che piace a noi, ma non è detto quello che piace a tutti. Quindi possiamo dire che erano eccellenti tutti e quattro? Tutte cose particolari, piatti tradizionali ma legati alla modernità dell'innovazione, che è una cosa importante oggi come oggi. Soprattutto nella cucina? Certamente, una cucina, uno dei locali più antichi del Friuli Venezia Giulia, perché questo immobile è del 1200. Una domanda velocissima su questo piatto fantastico che è il frico che avete mangiato questa sera, com'era? Stupendo, stupendo, frico stupendo, una bella interpretazione. Sì? Sì. Un voto? 9. A tutti e quattro gli chef? Anche a tutti e quattro gli chef, perché no? Molto bene. Diversi, per cui insomma molto particolare tutto, ognuno ha fatto il suo. Era difficile dare un giudizio in merito a un piatto specifico, no? Perché le interpretazioni erano diverse, per cui. Molto bene, allora un applauso a questi super chef, lo facciamo tutti insieme, dai! Live FVC.com, il taglio!